sicuramente un mercato oggi più battuto rispetto al 2018 quando è cominciato, ma è anche vero che è un mercato più ricco. Ricordiamo a chi ci ascolta che l'immobile in asta non va dopo una prima rata non pagata, ma solitamente servono 4-5 anni di tempo prima che arrivi all'interno di questo mercato. E noi nel 2024 inizieremo a vedere le procedure post-Covid, quindi ormai sono quasi passati 4 anni, quindi un mercato già ricco che lo diventerà ancora di più e quindi vero più concorrenza, ma c'è anche molta più offerta. Si tratta sempre di case o negozi, attività commerciali che purtroppo uno si è ritrovato a perdere a causa appunto pandemia. Diciamo che oggi il mercato è fortemente battuto magari per quello che riguarda più l'economia legata ai tassi del mutuo e a quello che è successo in questo ambito negli ultimi mesi. Quindi le persone che devono giocoforza per una loro disponibilità economica fare mutuo prediligono il mercato delle aste perché di fatto andando a comprare a meno, vero che il tasso è alto, ma ho comunque una rata molto più bassa rispetto che andare nel libero mercato, comprare a prezzo pieno e trovarmi una rata magari tante volte difficile. È molto meglio comprare in asta perché di fatto andiamo ad aiutare con questo acquisto quella che è l'intera economia, perché l'immobile finisce in asta perché c'è qualcuno che ti ha prestato i soldi per comprarlo ma a cui tu non li hai restituiti. E quindi c'è un blocco di fatto economico che grazie all'acquisto in asta si va a liberare. L'esecutato tante volte grazie all'acquisto in asta, se il debito non era troppo alto, può ricominciare una propria vita economica e anche questo secondo me è un vantaggio etico molto importante, umano molto importante. E soprattutto perché il più delle volte, magari per le grandi città diventa un pochino più difficile, ma per gran parte d'Italia invece lo è, si acquista veramente a forte risparmio. Probabilmente le maggiori criticità sono criticità mentali, sai, ci sono tanti falsi miti legati a questo mondo dettati dalla nostra cultura, no? Quindi le case non si possono vedere, devo pagare tutto subito, chi è dentro non uscirà mai. L'obiettivo di AGL in questi anni è stato quello di andare un po' a sfatare questi falsi miti, tant'è che attraverso un grosso lavoro marketing che facciamo sulla nostra pagina Instagram e attraverso il mio personal branding oggi volto di AGL, andiamo appunto a togliere questi preconcetti alle persone che quindi si avvicinano in maniera più tranquilla a noi. Meglio quella telematica perché tante persone che non ci sono mai state mettevano un po' di ansia psicologica e oltre a quello trovare i competitor proprio al tuo fianco tante volte metteva un po' di pressione. Di fatto l'asta telematica ha semplificato tutto questo perché direttamente dall'ufficio di fronte a un PC e semplicemente con a fianco il tuo consulente mentre bevete un caffè. Studi e ripassi la migliore strategia, vedi chi sono i tuoi avversari, decidi che tipo di rilanci da fare, quindi è tutto estremamente più tranquillo e semplice.